Buongiorno mondo, allora sono tornata con i video, mi scuso per questa assenza ma se mi seguite su Instagram per 4-5 giorni sono stata veramente paralizzata a letto perché avevo l'influenza. Adesso in questi giorni mi sono stufata, poi oggi finalmente ho segnato 36,9, ho detto basta, mi alzo, mi vesto, mi faccio una bella doccia perché ne avevo bisogno. Allora, torno, prima che mi perdo in mille chiacchiere, vi chiedo scusa però al tempo stesso mi metto la crema perché come leggerete torno con dei video di prodotti finiti. Poi in più mi sono accorta che non vi mostravo mai dei prodotti che ho finito, però mi tocca tenere da parte e ve ne parlerò dopo. Ho deciso stavolta di aggiungere dei prodottini che però non sono prodotti necessariamente corpo o beauty, proprio per fare un po' misto. Quindi direi anno nuovo, vita nuova, come si dice. Calendario. Dal 2017 ho iniziato a utilizzare i calendari. Io devo essere sincera, sono sempre stata un po' contraria. Diciamo che per mia fortuna ho una buona memoria, quindi mi ricordo cosa devo fare, cosa non devo fare. Però ho detto a sto punto me lo tengo per avere un aiuto in più. E mi ero affidata a questo qui di Legami, che come vedete è carinissimo. Dietro vi mostra le anteprime di tutti gli altri mesi, come saranno. Sono 10 euro di calendario, mi rendo conto che è veramente eccessivo. E devo dire che il nuovo calendario che ho al momento è un calendario dedicato totalmente a Derek. È un'idea che ci abbiamo avuto fin dagli inizi con i miei, anche perché io teoricamente faccio 3.000 foto a Derek. Allora abbiamo deciso di raccoglierle ed eccolo qua. Questo è il calendario. Ve l'ho mostrato su Instagram e vi consiglio di andarmi a seguire se vi interessa perché lì mostro tutto prima perché mi diverto a fare le stories. Si parte con questa qui che vedete e abbiamo deciso di farlo trimestrale, però mi rendo conto che è un po' scomodo. Per le date è perfetto, però non potrei scrivere gli impegni, io pensavo che fosse studiato diversamente. Mio padre non mi ha capito quando io ho detto fallo in questo modo, non mi ha capito. E queste sono le diverse foto. Adoro, adoro questo calendario, lo adoro tantissimo. Poi ho finito tre tipi di tè, cioè vale a dire, ho finito la parte della tisana, questa qui che era ventre piatto dell'Angelica, l'avevo provata perché e ho ancora tuttora un po' di problemi di gonfiore e soprattutto col fatto che io sono obbligata a bere tantissimo durante l'arco della giornata, ho detto lo voglio prendere perché può essere un aiuto in più. Non ho visto questi grandi risultati, poi soprattutto è uno spreco perché per bere 2 litri d'acqua al giorno, che era perfetto perché è quello che dovrei fare io, dovevo utilizzare 5 bustine, era un po' uno spreco. Poi il sapore non mi sapeva tutto sto grande splendore, non ci ho visto questi grandi risultati. Se voi mi sapete consigliare qualcosa ditemelo. Come al solito Twines, io adoro Twines, mi sono tenuta una bustina da parte. English Garden Tea non è male come prodotto, non è male. Però non mi fa impazzire. Della Twines devo dire che arancia e cannella, la tisana, frutti rossi con l'ibiscus. Potete provare anche menta, che quella però la trovate presso Castroni perché è l'unico rivenditore per prodotti un po' più particolari di Twines. Ce ne sono comunque tanti altri tipi. E sempre della Twines trovate anche la linea camomilla, quella mista. E devo dire che di questa linea quella che mi è piaciuta tantissimo è stata mela e cannella. Mela e cannella è veramente stata una bella rivelazione. Sapete che da poco è uscito della mela e cannella la linea della Pompadour e devo dire che è fantastico, è una nuova linea, quindi ve la consiglio. Poi Pompadour di solito ci stavo parecchio da lontana, invece grazie a Manuela ho riscoperto un po' questo brand e mi sta piacendo tantissimo. Poi, come al solito, ho finito tre pacchi di queste linee di dischetti di Auchan, sapete, quelli maxi che ve ne avevo già recensito in questo video qua, se riesco a inserirlo. Prodotto che amo alla follia, sono questi dischetti giganti, uno vi basta e vi fa della pulizia del viso, quindi sono perfetti. Anche se non sono cuciti lateralmente, fanno un ottimo lavoro, non si disfano e non perdete cotone sul viso, quindi sono dei prodotti veramente fantastici. Allora, io vado matta per questo prodotto di Kiko, che è il Nail Polish Remove, quindi leva smalto, infilate le dita, ruotate e vi leva in 5 secondi. Non scherzo, 5 secondi sono anche troppo. Comunque, in 5 secondi vi leva lo smalto. Pro e contro di questo prodotto: mi piace che in pochi secondi vi leva lo smalto. Un'altra cosa che mi piace è l'odore perché non vi lascia un cattivo odore sulle mani. Il contro di questo prodotto è che se utilizzate smalti scuri, ovviamente macchia tutto il solvente, quindi teoricamente vi ritrovate le mani quasi sempre zozze, però
basta una passata di sapone e l'avete pulite. Ero andata quest'estate a cercare, diciamo, chiamiamo un antagonista, e ho trovato questo Miss Broadway. Pensavo che fosse uguale, e invece gente, mi ha fatto schifo, mi ha fatto veramente schifo. Finito questo qui, quindi sono andata a ricomprarlo, perché ovviamente è un prodotto che amo alla follia. Quando ho aperto la scatolina, devo essere sincera, non mi aspettavo di ritrovare questa cosa qua. Io pensavo fosse soltanto un cambio di estetica esterno, invece è proprio cambiato totalmente, ho sentito subito la differenza. Una cosa del quale vado molto fiera, gente, è che io mi rendo conto sia a livello tattile che a livello di gusto, capire quando un qualcosa cambia oppure se tentano di fregarmi con qualcosa. Allora, intanto partiamo dal fatto che l'odore è totalmente diverso, non mi piace per niente e soprattutto vi lascia una sensazione di umido sulle dita che prima che va via almeno un minuto buono passa. Quindi già questa di differenza l'ho notata. Leva sì bene lo smalto, però mi rendo conto che l'unghia me la lascia veramente tanto opaca. Poi tocca per forza lavarmi le mani bene col sapone sempre. Di solito non lo facevo e stavo bene, invece con questo mi tocca farlo assolutamente. Non sono più tanto soddisfatta di questa cosa. Io ho riscontrato queste differenze, se voi mi sapete dire qualcosa bene, se no rimangono le mie impressioni, le mie paranoie. Sono molto molto dispiaciuta, perché era un prodotto secondo me validissimo. Kiko, secondo me hai fatto una mega cappellata. Io te lo dico, però vabbè, saranno impressioni. Sapone intimo, spuma di champagne. Allora, io adesso mi sto utilizzando il sapone intimo della Avon, un sapone intimo, non mi ricordo quale. Buono, sì, mi sta piacendo per il momento. Questo qui della spuma di champagne mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio, 250 ml, vi dura tantissimo, ed è quello rinfrescante con cattivi odori, questo azzurrino. Un prodotto che non mi ricordo se ve ne ho parlato, questo qua, ovvero i balsami della Lavera. Oddio, aspettate, perché non mi ricordo quale ho finito. Ok, perfetto. Con questo balsamo, vedete, io strafinito, è quello a melograno e mi piace tantissimo perché è un balsamo riparatore, però è un balsamo riparatore che sinceramente vi idrata veramente tanto e poi vi dà quella sensazione quasi rimpolpante, non lo so, mi dà questa impressione e mi piace. Vedete, io sto ancora continuando a utilizzarlo, non l'ho cambiato per niente, perché per ora è il mio balsamo preferito per le labbra. Mi idrata ed è il primo balsamo e mi piace utilizzarlo anche andando a dormire, quindi mi piace proprio tanto tanto tanto. Ha un buon profumo, è leggero, idrata, vi dura sulle labbra. Devo dire che è veramente un prodotto valido. Il costo è un pochino elevato perché arriva sui 5 euro, però li vale tutti, li vale veramente tutti, è veramente un ottimo balsamo per le labbra. Altro prodotto del quale vi voglio parlare è questi qua, le strisce depilatorie della Strip, zucchero di canna e cera d'api. Allora, di questo trovate anche questo formato qui, che è questo in vasetto. Partiamo dal fatto che io questi prodotti li ho comprati presso Ticotal, ero super attratta da questo prodotto, quindi ho preso anche questo, anche perché io credevo che questo fosse la famosa cera a freddo, quindi che non va scaldata e tutto. Come una rincoglionita, come al solito, non ho letto, l'ho comprato e invece questa è una cera che va scaldata. Partiamo da questo. Allora, le strisce l'ho provate. Io, gente, sono una persona totalmente contro le strisce, cioè vale a dire, sono favorevole, ma su di me le strisce depilatorie non funzionano, gente. Posso sì tagliare il pelo fino a un certo punto e poi fare la strisciata, ma non mi vanno via. E io, gente, non sento dolore quando faccio questo, non sento dolore manco col Silke Peel, però io più vado avanti più mi rendo conto che faccio con la lametta 3 secondi, crema e ho finito, gente. Cioè, io so poi un tipo che si annoia, sinceramente. E l'ho provate, riprovate, riprovate, non mi hanno fatto impazzire, anzi, ho più sprecato strisce che utilizzo, perché non mi fanno niente. Io qualunque striscia depilatoria ho utilizzato, non mi faceva niente, gente, quindi per me questi sono soldi buttati. Non è che boccio le strisce, boccio me stessa, quindi lasciamo perdere. Se a voi funzionano, bene. Veniamo a questa, io ve lo dico sinceramente, non la utilizzerò mai, perché
torniamo sempre al discorso che se devo scaldare il prodotto devo applicare la striscia e non mi viene via il pelo, tanto è inutile. Quindi Emanuela, fammi sapere se lo vuoi, anzi sai che certo lo porto direttamente, tanto lo sai che alle 2 alle 3 io ti porto le cose, quindi preparati. Se vi interessa, questo è un prodotto che può essere scaldato o a bagnomaria, cioè vale a dire che infilate il vasetto nella pentola e poi lo levate quando è pronto, oppure nel microonde addirittura se volete. Prodotto del quale vi devo assolutamente parlare sono questi prodotti qua di Savon. È vero che io li compro, ma io li ho anche finiti, gente, quindi due shower gel e due barattoli scrub. Allora, direte, perché non li hai ancora buttati? Perché, gente, per chi non è informato su Savon, vi dico subito che Savon una volta all'anno decide di fare come MAC, cioè una specie di back to MAC. Chiedele com'è. Però dipende da quell'anno come decidono di effettuare questa cosa, cioè vale a dire, delle volte mi è capitato che mi dicevano: se tu mi riporti un prodotto ti applichiamo il 20% di sconto, se tu me ne porti due te ne applichiamo il 30 e così via. Un altro anno invece è capitato che se riportavate un tot di barattoli avevate un tot di sconto. Dipende dall'anno come va. Quindi in questo caso che ho finito lo shower oil delicate jasmine, in contemporanea lo scrub, linea fantastica, ecco, con la profumazione del gelsomino, colorazione azzurrina. Ottimo, veramente fantastico. È una profumazione che per fortuna non serve un determinato tipo di stagione, quindi io ve lo consiglio. Perché come sapete, questo è lo shower oil. Se parliamo dello scrub, sapete che scrub, cioè Savon per me sugli scrub è il top del top del top, cioè ancora devo trovare l'avversario che lo batte. Io amo questi scrub, sapete, ve ne ho parlato tantissimo, scrub che applicate sul corpo non vi cadono, non li perdete, si mischiano bene perché hanno questa consistenza poi di olio che al tempo stesso, oltre a idratarvi, vi lascia questa profumazione fantastica, non vi graffiano, è una componente veramente delicata ma veramente scrubbante, quindi i soldi migliori spesi. Per finire, altra profumazione che ho utilizzato, sì, anche questa è un'altra coppia, è lavanda e mela. Sapete che è un'altra profumazione che adoro, è quella sulla tonalità del rosa e mi piace tantissimo. Questa è la mia profumazione preferita. Avevo provato anche la crema alle mani, eccola qua, ed è una linea che mi piace tantissimo. Quindi oltre alla crema per le mani di Savon, vi parlo di quest'altro prodotto di crema per le mani, che è questa qui della Bottega Verde, che è la crema Argan del Marocco. Ne avevo sentito parlare, ne parlavano tantissimo bene, fino a che non è successo mi hanno regalato un campioncino veramente grande. L'ho provato, riprovato e riprovato e me ne sono innamorata. Devo dire che è un prodotto veramente fantastico e quindi l'avevo trovata sempre a un costo minore quando fanno la promozione sulle creme mani. L'ho presa e mi piace veramente tanto. Devo dire la prima crema mani di Bottega Verde che mi piace veramente tanto tanto tanto. Bene gente, questa è la prima parte del video. A questo punto vi lascio alla seconda parte come al solito e come sempre aspetto di sapere la vostra. Un bacione!